addirittura da remoto. Siamo? Eccomi qua. Allora, questa conferenza annuale Autodesk Italia 2020 è terminata. Sono entusiasta del risultato che abbiamo tutti insieme raggiunto. Insomma, è stata, sebbene in un format strano, non abituale per noi, per come siamo abituati, insomma, a tenere gli eventi, questa versione è stata comunque decisa. Oggi contiamo sulla nostra pagina eventi 170 iscritti e onestamente non ce l'aspettavamo. Abbiamo avuto picchi di 120 persone collegate contemporaneamente a seguire i nostri talk. Sono stati talk rimbalzati sui social, per cui diciamo, c'è stato un discreto interesse, un discreto seguito. Questo ovviamente va di pari passo con il nostro obiettivo, che è quello di promuovere Odoo in Italia, e lo stiamo facendo egregiamente. Siamo una squadra affiatata e compatta. Ciò non toglie che dobbiamo continuare a crescere, dobbiamo continuare ad invitare gente a seguire la nostra associazione. Perché, come ha detto anche Davide Speranza nel talk suo, c'è tutto un mercato da conquistare e non era nemmeno necessario che ce lo dicesse lui, perché ne siamo tutti consapevoli. C'è un mercato da conquistare con un prodotto straordinario, con un'associazione, una community straordinaria che è quella di Odoo Italia. Per cui, diciamo, io sono lieto di avervi rappresentato in questo biennio. Scusate, ma sono un po' emozionato, ci tengo tantissimo a questo ruolo. E siamo arrivati alla fine di un biennio, alla fine, diciamo, di un percorso che ci ha visto crescere, scontrarci, sentirci vicini in quello che è un obiettivo che condividiamo tutti. Come sapete, durante questo percorso abbiamo dotato l'associazione di alcuni strumenti utili per poter essere solida e poter continuare nel suo percorso durante l'arco dei prossimi anni per il futuro. Uno di questi strumenti è il regolamento elettorale e ne parlo perché, insomma, il biennio è finito. A dicembre terminerà la mia carica di presidente insieme a quella del direttivo. Non aspetterò febbraio, perché di fatto dovrei aspettare febbraio, ma voglio che si riparta tutti insieme a partire da dicembre, quindi con il nuovo anno, con, diciamo, un nuovo corso dell'associazione che segua questa linea guida. Fra, insomma, qualche giorno, tempo di riposarci un attimo, faremo un direttivo dove pubblicheremo ufficialmente poi la data delle elezioni. L'abbiamo già definita il 7 dicembre di quest'anno, quindi insomma fatevi avanti e partecipate alle elezioni, sia come presidente sia come consigliere direttivo. Facciamo sì che questa associazione continui a crescere, a essere importante nel panorama non solo italiano ma anche internazionale. Di questa stupenda piattaforma, perché ognuno di noi si senta partner strategico di Odoo in Italia, sia che voi scegliate la versione community che scegliate la versione enterprise, prendete le imprese per mano e portatele nel futuro. Io vi saluto e ci rivediamo presto. È stato un piacere stare con voi. Ciao.